Ciao a tutti e bentornati ancora una volta su Indie Gameplay Ita. Oggi siamo su Ultimate Fishing Simulator, un gioco davvero simpatico, un gioco passatempo, un gioco che ho avuto l'occasione di giocare insieme a Mr. Delric. L'avevamo giocato un pochino in cooperativa. È un gioco sulla pesca, dopo aver riportato The Hunter Report, un gioco sulla pesca. Vi incoraggio a comunicarmi, nel caso in cui ne foste a conoscenza, di un gioco, magari una volta visto questo, se trovate o siete a conoscenza di un gioco più bello ancora, fatemi sapere, perché sono interessato, insieme a Mister, di un giochino per rilassarmi. Un giochino che aggiornano molto spesso ed è un gioco che punta al guadagnare soldi e all'aumentare di livello, ma adesso vi spiego tutto. Prima ancora di fare l'area di pesca, vi faccio vedere che il gioco gestisce una serie di oggetti, dalla canna che noi possediamo all'inizio, che abbiamo equipaggiato, che poi possiamo andare a cambiare. Ogni canna ha la sua resistenza e ogni canna dovrebbe avere, a quanto dice il tutorial, anche una sorta di resistenza. Il mulinello anche qui stessa cosa, i parametri sono anche qui la resistenza, la frizione, step, il numero di step che ha la frizione, quindi il movimento del mulinello in un senso o nell'altro, vari tipi di lenza che noi andiamo a consumare man mano, e appassionati di pesca capiranno di cosa sto parlando. Tipo se è monofilamento o a treccia, lo spessore e la sua resistenza in termini di forza in chili, il tipo di galleggiante se decideremo di pescare a galleggiante, il tipo di amo se il singolo o la tripla, che al momento mi dimentico sempre come si chiama, il tipo di esca che si va dalla mosca finta alla classica larva, il vermicello, fino alle cose un pochino più elaborate che ovviamente costano di più e che ovviamente qua possediamo delle mosche in grandi quantità, mentre invece andiamo a pagare ad esempio la larva qui la paghiamo $5 al pezzo. Possiamo andare a vederla anche tridimensionalmente, possiamo andare a vedere il tipo di il cucchiaino ondulante o rotante, che è un altro tipo di pesca, una pesca a quanto mi ricordo molto veloce. Il wobbler è un altro tipo di esca ancora, abbiamo l'esca molle, abbiamo la pastura per attirare verso di noi la preda, e su other abbiamo i piombini che possiamo andare a regolare per aumentare la quantità di filo che va nell'acqua, quindi andiamo ad aumentare la profondità dell'amo all'interno dell'acqua, e il retino per la pesca. E qua abbiamo quello che abbiamo attualmente equipaggiato, e vedete qua la lunghezza della linea di galleggiamento. Questo è l'inventario, abbiamo le abilità, cioè noi salendo di livello avremo la possibilità di andare a sbloccare. Al primo livello potevo scegliere tra più esperienza, io ho scelto quello, o meno 10% di prezzo al mercato, al negozio. La forza è uno dei, oppure la forza, appunto la forza del lancio, quindi lanciare la lenza più lontano. A livello 3 ci sarà una bella scelta, in realtà ci sarà un bello sbloccaggio, perché potremo sbloccare le barche. A livello 3 si sbloccherà anche un altro scenario, ma ci arriveremo a breve. E questo è il livellaggio, si arriva fino a livello 12, dove abbiamo la visione da cacciatori. La partita che ho chiamato tutorial, ma in realtà l'ho fatto perché era una prova, non è, è la modalità realistica, non è quella che permette la telecamera con il visuale sotto l'acqua, troppo facile. Gli amici, dove noi abbiamo tutto l'elenco di amici, se qualcuno sta giocando al gioco lo possiamo invitare, abbiamo l'enciclopedia con la visuale di tutti i pesci che ci sono all'interno del gioco. Tra l'altro lo storione è uno dei pesci più belli che io abbia mai pescato nella mia vita reale di pescatore, per quanto io ho sempre odiato la caccia, la pesca io l'ho anche praticata. La classifica ci va a far vedere il nostro livello mondiale di pesca. La stanza di trofei è una cosa molto carina invece, perché ci consente di passeggiare all'interno della nostra casa e appendere le prede che abbiamo raccolto. Vedete la torta toro, il pezzo più grande diciamo che abbiamo raccolto di ogni pesce.
Poi, altro da farvi vedere, l'editor dell'area di pesca, ve lo avvio, ma non ci ho capito molto, non mi ci sono neanche dedicato, perché possiamo andare ad editare tutto, creare proprio la nostra area di pesca e poi giocarla. E ora vi faccio vedere in che cosa consiste la pesca. Vedete, possiamo giocare in multiplayer con qualsiasi lingua, una stanza privata, noi giochiamo in locale. Abbiamo questo laghetto alpino, bellissimo, con le varie specie. Poi a livello 3 sbloccheremo questo, dove potremo andare a sbloccare questa barca e andare a pescare in mezzo al lago, è il lago Powell. Poi a livello 5 abbiamo il lago Baikal, territorio russo, la Pinas Bay, Panama, e poi si torna qua. Andiamo qua. Allora, al momento peschiamo qui. Vi parlo del multiplayer. Il multiplayer mi ha lasciato abbastanza perplesso per una cosa: non si vede l'altro giocatore, poi magari lo aggiungeranno, però pescavamo io e Mister, eravamo nello stesso punto, ma non ci vedevamo. In realtà cambia qualcosa questo? Dire la verità, no, uno che vuole pescare vuole sempre stare da solo. Il bello, la figata, è di pescare con qualcun altro e vedere in tempo reale nella chat in alto a destra, che adesso non compare perché non abbiamo nessun altro, in alto a sinistra, scusate, abbiamo la cronologia, quando qualcuno pesca qualcosa ci dice il peso e tutto. Altra cosa importante, in alto a destra vedete la, il tempo, l'ora, la temperatura. E il bello è che quando giochiamo in multiplayer possiamo andare ad aumentare o diminuire l'ora del giorno, quindi possiamo andare a pescare di notte, mentre Mister ad esempio sta pescando la mattina, perché magari abbiamo fatto i nostri esperimenti e abbiamo capito che in questo dato posto, in quel dato punto del laghetto, si pesca meglio la sera piuttosto che la mattina presto. Generalmente si pesca meglio la mattina, però non lo so. Proviamo a fare il primo lancio, carichiamo, lanciamo. A questo punto andiamo a bloccare, poi i pescatori magari più navigati, io sono molto amatore, vado a bloccare la frizione in modo da poter fermare il filo, diciamo, non, se tirate il filo la canna vi viene dietro e non si scioglie più liberamente il filo. Ora non ci resta che aspettare, sperando di non aspettare molto. In basso a destra vedete abbiamo la... col tasto RF aumentiamo e diminuiamo la velocità di riavvolgimento del mulinello, vedete, lo avvolgiamo. Bella la fisica, bella l'acqua, bello, bello come gioco. Comunque abbiamo la distanza 24,1 metri dalla riva e abbiamo la profondità di 0,6 metri del nostro amo. Al momento siamo qui in attesa, rilassante. Se non avete nulla da fare, volete perdere qualche minuto in attesa di qualcosa, o volete semplicemente passare il tempo a rilassarvi un po' in pace ascoltando della musica, questo può essere un buon gioco anche se siete degli sfegatati di pesca e quando finite di pescare lungo il fiume, perché avete finito i pesci raccoglibili in quel pescabili in quel giorno, vi giocate questo, insomma, e vi divertite. È bellino perché quando tirate, vedete, la canna fa questo movimento, che è il classico movimento che fa quando andate a pescare. Io ho pescato solo su laghetti artificiali, quindi non è che sia un gran pescatore. Adesso tiro un pochino. La pesca a cucchiaino invece si tende a pescare bassi, tirando rapidamente, il pesce segue a bocca. Poi qualcuno di voi più esperto magari mi correggerà. Questo è quello che ha da offrire il gioco. Ora proviamo, vediamo se riusciamo a pescare un pesce. E poi io attendo comunque qualcuno di voi che mi possa consigliare, o ci possa consigliare, perché lo giochiamo così a tempo perso io e Mr. Delric, qualcosa di, diciamo, se conoscete qualche titolo è veramente più bello. È un peccato non vedersi, poi vabbè, a parte vedersi non è che si possa fare molto, insomma, quindi va bene anche il fatto che non ci si veda, è un peccato però. Adesso vedete in basso al centro abbiamo tension. Una volta che sale la tension, inizia, diciamo che sentiamo fisicamente, dato che non siamo lì dal vivo, abbiamo bisogno comunque di un indicatore, ci fa vedere quando la lenza e di conseguenza la canna sono sotto tensione, e quindi andiamo a controbattere al pesce, diciamo, diamo lo strattone alla canna in modo che, è brutto parlarne, però l'amo si conficchi nel pesce, quindi tirando il pesce arrivi verso di noi. Ora facciamo un altro lancio, magari adesso abbiamo provato, abbiamo tirato così il primo tiro, poi a dire la verità Mister mi stava dando la paga l'altro giorno perché ne avevo pescati 4, io 1,
A dire la verità, ci ho messo un po' a capire come si fa a pescare. Però vedete, la cosa molto bella è il filo, come vi finisce addosso. Poi quando avete in mano una canna con un amo così, avete sempre paura che vi finisca in un occhio, cosa che non è assolutamente impossibile, perché ci vuole proprio poco, però. O di impigliare qualcuno dietro passando, ecco. Allora, adesso lanciamo da questa, vediamo c'è quella roccia lì, bisogna fare attenzione. Lanciamo al massimo della nostra capacità. Poi non si vede una ceppa, poi in realtà ci sarebbe la torcia, lo zoom con la Z, andiamo a zoomare, ma in realtà non ci serve molto perché la tensione, l'indicatore di tensione sotto ci dà una mano. Vedo se riesco a farvi vedere, vedete, io adesso diminuisco la barra in basso a destra, diminuisco al minimo e avvolge poco, l'aumento e avvolgo molto più velocemente. Adesso la tengo a metà perché così. Da riuscire a. Poi col tasto spazio possiamo svolgere, la traduce così, rilasciare la lenza, che poi in realtà credo basti per rilasciarla, dovrebbe essere un tastino, diciamo, sul molinello. La mia prima esperienza di pesca, vabbè, era i laghetti con le pesche dei nonni, ecco. In realtà poi la mia prima canna l'ho vinta al Luna Park e. Ne vinte due e da lì ho iniziato ad andare un pochino anche da solo, ma sempre con l'aiuto di un da solo con un amico pescatore che mi ha sempre montato amo e tutte le varie cose, dato che non sono mai stato un molto pratico, ecco, un grande esperto in queste cose. Ora, ovviamente stiamo facendo il video e non abboccano. Perché non abboccano? Adesso tiriamo un pochino la lenza verso di noi e opereremo eventualmente un taglio quando sta per abboccare il pesce. Sono stato veramente un deficiente perché ho pescato per un quarto d'ora senza esca. Questo è un epic fail, però simpatico, ho voluto portarvelo perché ho detto: ma o hanno abolito i pesci nel lago o in single player è tremendamente più difficile. Dopo 20 minuti ad aspettare ho capito che sull'amo non c'era nulla perché quando ho tirato su ho voluto proprio vedere e non c'era. Ora ho comprato qualche larva, diciamo di quelle che costano 5 dollari l'una e proviamo, vediamo adesso se decidono di abboccare, così vi faccio anche vedere magari un pesce pescato. Ecco, vedete, adesso la tensione inizia a salire, quindi a questo punto premiamo il tasto destro, diamo uno strattone e iniziamo la lotta col pesce. Dobbiamo fare attenzione, seguire un pochino la direzione che prende ed evitare che la tensione vada sul rosso e la lenza si spezzi. Infatti, quando arriva sulla parte destra dell'indicatore, la lenza è spezzata. Adesso stiamo facendo un pochino affaticare il pesce, lo facciamo un po' stancare, lo seguiamo un pochino con la direzione e andiamo. Vedete, adesso stiamo un pochino esagerando, ma il pesce, ecco, abbiamo rischiato molto di rompere tutto. Adesso lo facciamo stancare, gli diamo lo strattone finale, ormai dovremmo esserci, possiamo anche esagerare con la presa, il pesce qua sotto, lo si inizia a vedere. Vabbè, ecco, vedete, abbiamo pescato una trotta arcobaleno da 1,5 kg, lunghezza 0,32, 26 di esperienza, quindi l'esperienza la guadagniamo base, ma possiamo decidere se tenere 6 punti esperienza, quindi andare a 32, rilasciando il pesce, o 30 dollari. Io prendo i 30 dollari in questo caso perché ho speso altrettanto in esche. Quindi questo è il modo di pescare. Ci sono, ecco, vedete qua, io adesso ho equipaggiato questo. Se volessi prendere questo, faccio utilizza e monto la mosca finta sull'amo, che adesso non è ancora stato cambiato. Comunque, infatti devo togliere questa. Ma non capisco. Vabbè, ne ho comprate più di una, ma va bene. Ne ho ancora 24 di questo e vedete qua possiamo andare a cambiare il tipo di amo, possiamo andare pian piano ad upgradarci la canna. Ovviamente non ha tutta quella varietà che ha The Hunter o comunque altri giochi simulativi di questo tipo, però per gli appassionati di pesca può essere una buona alternativa. Un peccato davvero che non si possa vedere l'altro socio in multiplayer, magari lo aggiungeranno, non cambia nulla, ma è solo un'immersività, vedere Mister dall'altra parte pescare è rilassante. Vedere quando pesca, quando tira su qualcosa, cioè è carino, poi è immersività e non cambia nulla perché vedere in chat è praticamente la stessa cosa. Faccio vedere l'ultima cosa, vedete possiamo andare avanti l'ora.
Adesso inizia anche a piovere, possiamo aumentare, possiamo arrivare alle 16, che è già tramonto, 17 quasi. Va avanti di mezz'ora in mezz'ora, qua siamo in piena sera, andiamo in notte piena, siamo alle 2 di notte, 2 e mezza, vedete che c'è la luna e possiamo col tasto L andare ad accendere la torcia, quindi vedere che di notte si può pescare uguale. Ci sono anche dei rumori, sono molto immersivi comunque, anche i grilli, i rumori di volatili intorno. È davvero fatto bene, bello immersivo. Ovviamente dovete essere degli appassionati di pesca o avere comunque bisogno di un passatempo come questo. Fatemi sapere cosa ne pensate, sono sempre aperto comunque a consigli. Qualora conosceste un gioco simile, magari anche più profondo, siamo aperti a tutto, aperti a valutare qualsiasi tipo di soluzione. Io ho conosciuto questo, ho avuto la possibilità di provare questo insieme a Mister, è carino, è assolutamente carino e ben fatto. Alla prossima, ragazzi, ciao ciao!